Sono fiducioso che l'agire comune, attraverso una continua ed assidua condivisione di idee tra la classe forense territoriale e la magistratura ivi operante, consenta di perseguire e realizzare gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza proprio del settore giustizia. Credo infatti che un rapporto di collaborazione fondato sulla stima reciproca sia un elemento chiave per creare una cultura dell'organizzazione che possa dare maggiore speranze non solo per il mantenimento, ma anche per la creazione del Tribunale del Parco Nazionale del Cilento. Al dottor Ricci auguro buon lavoro e benvenuto. Volevo solo precisare, appunto nel dare il benvenuto al procuratore Ricci, che è vero, la nostra è una piccola realtà territoriale, ma non per questo deve essere assolutamente sottovalutata. Dobbiamo badare ai numeri e all'efficienza, certamente. Le statistiche, non in questo ambito, e né tantomeno voglio far riferimento a quello che sui giornali è stato scritto, alcune cose vere, altre meno attendibili rispetto alle prescrizioni di questo tribunale, ma il problema c'è, è un problema italiano, è un problema di questo tribunale. È anche vero, non per aprire al tribunale, che le statistiche dicono, statistiche ministeriali, che molti procedimenti si prescrivono già nel momento delle indagini preliminari, dove l'avvocato ancora non, diciamo, mette naso, non certamente a vallo, ma sono statistiche. Le statistiche parlano addirittura del 70%. Allora smettiamola di dire che l'avvocato va in giro a far procrastinare nel tempo, diciamo, i processi. Sicuramente no. L'avvocato vuole il rispetto delle regole e che i processi vengano celebrati in tempi celeri nel rispetto delle garanzie.